Oggi tocca Amazon Any Recover. Eh sì, parto in questa maniera perché pare l'ennesimo video dove mostro un applicativo che consente di recuperare i file. Ed è effettivamente così. Però dovete anche capirmi, ho dei costi per mantenere attivo questo canale e non posso tirarmi indietro quando ci sono collaborazioni di questo tipo. Abbiate della pazienza. C'è da dire, sono sincero, purtroppo a volte funziona anche così. Comunque, semplice strumento che consente di recuperare file cancellati da un'unità, che sia quella principale, quella installata proprio nel PC, che sia una periferica esterna, tipo un hard disk o una SD, dove conservate magari foto e video. Non solo questi ultimi elementi sono recuperabili, anche cartelle, audio, PDF, documenti di testo vari. Tutto praticamente ricopre più di 1000 tipi di file. È disponibile sia per Windows, supportando addirittura l'XP, che per Mac dalla versione 10.10. Come lingua questa volta aggiungo meno male, perché in questi tipi di programmi non è mai assicurato, c'è il nostro italiano. Gratuito e a pagamento. Il primo caso consente essenzialmente di provare il funzionamento dove potete scansionare e visualizzare in anteprima i dati cancellati. Per avere un accesso completo, invece, ci sono tre prezzi differenti per la licenza. Fate conto che su Windows costa un po' di meno. L'attivazione è immediata una volta effettuato il pagamento e se qualcosa andasse storto, avete 30 giorni per il rimborso. In fondo alla pagina del sito potete cancellare eventuali vostri dubbi grazie alle domande e risposte e delle guide anche illustrate che vi guidano, scusate la ripetizione del termine, passaggio per passaggio. Ecco l'installazione. Sto andando a mettere la 5.1 come versione. Magari può essere utile in futuro questa informazione. In Windows 10 occupa 430 MB e non è che questa dimensione ci sta molto nella norma. Di solito occupano 100-200 MB. C'è da dire però che le estensioni supportate sono tante, ci sono 11 lingue, quindi tante di queste cosettine alla fine fanno arrivare alla voluminosità che vi ho detto. Una volta pronto, se avete una licenza che sblocca le funzionalità, potete attivarla tramite il pulsante. Perfetto, ora siete pronti per recuperare i vostri dati. Selezionate l'unità desiderata, vi specifica tipo e dimensione della memoria, magari così vi orientate. Se non la trovate, fategli fare un aggiornamento, così ricontrolla i dispositivi collegati al PC. Per iniziare il processo di scansione, cliccate sull'omonimo pulsante in basso a destra. La scansione è di tipo approfondita. Per le periferiche esterne ho notato che si comporta così. Invece, per altre zone, come la cartella documenti, presente nativamente in Windows, esegue una scansione rapida. Durerà in base a diversi fattori, come la quantità dei file che sono stati eliminati dall'inizio dell'operatività della memoria e tante altre cose che non sto qui a dire. Una volta conclusasi, AnyRecover cataloga i file individuati in base alla natura di appartenenza. Io prima cancellato un video e di conseguenza vado dove noto un po' nella cartella video. Me li separa anche attraverso l'estensione. Se vi ricordate com'era il tipo di video, fate prima ovviamente. Io so che era un MP4. Una volta adocchiato, fate su recupera e il gioco è fatto. Scegliete la destinazione per il salvataggio e qui vi consiglio, anche il programma vi consiglio di non utilizzare la stessa memoria da dove lo recuperate. Infine, controllate se il file è in buona forma, semplicemente aprendolo. Ultima cosa, se eventualmente non vi ricordate il nome preciso del file, viene in sostegno la finestra di anteprima, così prima di fare il recupero potete controllare se è quello che stavate cercando. E con questo chiudo, in descrizione trovate il link che vi rimanda al sito ufficiale. Non scordatevi di lasciare un bel mi piace se questa guida è stata utile e a presto!